Salve ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Come potete vedere alle mie spalle, ormai è mezzanotte. Oggi qui 31 dicembre, ormai primo gennaio del nuovo anno del 2020. Quindi assisteremo ai fuochi qui a Lima. Intanto guardiamo, siamo a San Miguel, come potete vedere dalla scritta qua davanti, illuminata, e tutta la gente fuori appunto là che sta aspettando, immagino, pronta per vedere i fuochi artificiali qui appunto nel dipartimento, nel distretto di San Miguel qui a Lima. Intanto persone che passeggiano con i cani, che fanno jogging nonostante l'ora tarda, ma d'altronde essendo oggi l'ultimo giorno dell'anno e ormai il primo giorno del nuovo anno, appena gente passa, gioca, fa le varie cose. Serata calda, devo dire, di estate, saremo sui 23-24 gradi, un leggero vento ma tutto sommato caldo. Guardate quanto traffico, la gente che già si sta spostando, polizia ovunque, ovviamente tutto super controllato ragazzi. E qui vedete, siamo al Malecón Bertolotto e lo vedete, San Miguel contigo in todo, con te in tutto. Appunto questo è il motto di San Miguel, con te in tutto. Il motto del Perù è il Perù primero, il Perù prima di tutto, un Perù che vuole avanzare. E niente, quindi godiamoci anche questo fine dell'anno qua nel appunto dipartimento di San Miguel. Voglio andare a vedere il parco della Medialuna, il parco della Mezza Luna, appunto, per vedere un attimo qua che cosa fanno, che cosa non fanno, appunto, e vediamo, essendo ormai manca veramente poco, circa 10 minuti alla mezzanotte, appunto, al nuovo anno, ragazzi. Vedete, guardate, il parco della Medialuna, pochi minuti alla mezzanotte, guardate qua, la serata è calda, tante luminarie, anche questi suoni che mettono appunto delle feste di Natale, la gente ragazzi passeggia, va, tutto addobbato, tutte le, diciamo, le varie costruzioni, vari alberi, la casa della cultura che avevamo già visto in un altro video, nonché l'albero di Natale, guardate che bello, tutto illuminato. Qui ragazzi i parchi hanno tutti l'albero di Natale, anche i parchettini più piccoli, tutti addobbati, tutti pulito, cani sempre tutti ben curati qua, nonostante l'estate, nonostante il caldo, anche con i vestitini, li trattano come vere e proprie persone, così bisogna trattare appunto gli animali. E ciao, ciao, ciao. ¿Cómo se llama? Auca. Auca. ¿Cuántos años tienes, joven? Cinco. Cinco. ¡Chao, Auca! ¡Chao! ¡Qué lindo! E vedete, tutti ben bei cani, puliti, profumati, ragazzi. Sono tutti profumati. Vedere la media luna, la mezza luna, appunto. E la casa della cultura. Presepe, qui fanno foto contro foto, non so se potete notare il presepe molto grande, questa è la mia mano per intenderci. Ragazzi, 5 minuti alla mezzanotte, sto cercando appunto di bermi questa Barbarian Red Ale, una cerveza, una birra tipicamente artigianale peruviana. Il gusto è veramente fruttato, veramente buono. Desde que hicimos esta primera receta no pudimos detenernos. Nuestra Barbarian Red Ale tiene un color rojo intenso, un color rojo intenso, saboroso, sabores a maltas, caramelizadas y lúpulos que le dan un balance intensivo. Tiene un sapore a malta caramelizado y lúpulo que le dan un bilanciamiento preciso, veramente buono. Rojo intenso, buona, buona questa cerveza, questa birra per festeggiare il 2020 che appunto sta arrivando tra pochissimi minuti, ragazzi.
alla vostra salute, alla salute del canale, nell'attesa di un anno nuovo di pace, tranquillità e soprattutto anche di felicità per tutti voi e per la vostra famiglia. Qui dal Perù, dal Luna, da San Miguel, appunto, è tutto per il momento. Potete vedere e come potete sentire è appena scattato il minuto dell'anno nuovo, tanti fuochi a festa, contro festa, non so se potete notare. E io ragazzi qua appunto, qua da Lima, al minuto appunto centrale del nuovo anno, ragazzi, io vi saluto, penso che per oggi il video possa stare qua, mi godo l'anno nuovo. Ragazzi, mi raccomando, se avete apprezzato anche questo video, iscrivetevi al mio canale YouTube, attivate il campanello delle notifiche e soprattutto lasciate un like, un mi piace. Ragazzi, se volete altri video qua dal mio viaggio in Perù, mi raccomando ragazzi, commentate se volete. Buon anno ancora, buone feste dal vostro benamato Luca Mariani. Ciao!